Sono già in linea con noi, come già annunciato prima, Stefano Pollari e Ilari. Buon pomeriggio, ragazzi! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Ciao. Come va? Benissimo, voi so che siete in viaggio, vi siete fermati però per fare due chiacchiere con noi, grazie. Siamo in viaggio, come no? Saluta, fatti sentire. Sto merenda. Sta facendo una merenda. La vogliamo dire tutta, ragazzi. Senza filtri, giustamente, come siete voi sui social network. Allora, bellissimi i vostri video. Ilari, sappiamo che ti piace mangiare, ma guarda, siamo tutti così, siamo veramente tutti così. Abbiamo chiacchierato un po', cioè io conosco tutta la vostra storia ed è lodevole. Tu racconti spesso sui social anche quello che c'è dietro all'immagine del content creator. Da qui è nata l'idea di farci un libro. Sì, proprio così. Tornando a prima, siamo tutti un po' ilari sul cibo. Poi, per quanto riguarda il libro, sì, diciamo, ovviamente non era una cosa nemmeno immaginata all'epoca quando abbiamo iniziato a fare i video, perché poi viene... noi facciamo video di vita quotidiana, quindi è un po' tutta la nostra vita. La mia, prima che nascesse Ilari, fino appunto arrivare ai giorni d'oggi, ovviamente con varie vicissitudini, positive e negative. Purtroppo dico negativa, altrimenti non ci avrebbero fatto fare un libro, però per fortuna adesso siamo qui che la raccontiamo, quindi... Ah beh, ma sono quelle le cose belle che piacciono, no, a parte gli scherzi, poi è realtà, quindi non c'è niente di inventato, insomma tu, come dicevo, non fai segreto di niente sui tuoi social ed è secondo me quella la tua forza, la genuinità con cui anche Ilari ci fa ridere. E questo libro che si intitola I papà sono bugiardi, perché i papà sono bugiardi? Allora, i papà sono bugiardi per due motivi. Il primo, velocemente, proprio perché io iniziai qualche anno fa con alcuni video su Facebook e un video che andò molto bene all'epoca, l'avevo proprio intitolato I papà sono bugiardi, che era un piccolo corto dove raccontava la storia di un padre, insomma, che affrontava le difficoltà e che in quel momento io mi rivedevo molto in quella, diciamo, in quel personaggio che poi interpretavo sempre io. Quindi adesso chiamare il libro I papà sono bugiardi era un po' la chiusura di un cerchio. Perché poi alcune volte i genitori, poi chi è genitore magari mi capirà ancora meglio, sono costretti delle volte a dire alcune bugie. Delle bugie bianche. Le famose bugie bianche in varie situazioni, insomma, che uno affronta nella vita. È vero che ai figli bisogna sempre dire la verità, però ci sono anche alcune cose in base anche all'età, ai momenti. Beh, come diceva Emily Dickinson, citando una brava, la verità dilla, ma dilla in modo trasversale. Io però ho una curiosità, Ste, me lo puoi dire? Vai. L'hai scritto tu il libro? Veramente l'ha scritto Ilari. Ah, infatti sono... Su 152 pagine sono 150 disegni e due scritte. Ok. No, in realtà c'è tutta la storia, no, che ci insegna la tua storia, che nel momento in cui magari raggiungi un punto basso della tua vita, altro non puoi fare che risalire e nutrendoti di amore. Scusa se è un po' mielensa questa cosa, però per me è questo, cioè io questo ho colto. Guarda, questa l'hai detto una frase che io prendo sempre, proprio ce l'ho sempre nella mia testa, la prendo sempre molto in considerazione questa cosa e la scrivo ogni tanto ed è proprio vero. Io dico sempre, quando uno affronta un momento di difficoltà, quando dici proprio perché mi devo svegliare la mattina, sai, quando non trovi più senso, noi dico, perlomeno come ho fatto io, poi magari questo esempio o meno, insomma, non sono di certo il massimo per dire ok, te l'ha detto lui, però il mio esempio è questo, focalizzarsi su un obiettivo che sia un amico, uno sport, un lavoro, io magari è stato mia figlia, alzarsi la mattina e puntare a quello, proprio darsi un motivo di vita e alla lunga poi insomma con l'educazione, l'umiltà, tutto quello che poi insomma sono i valori veri, credo alla fine ripaga. E soprattutto i tuoi valori, i valori veri, belli vostri, li trasmettete alla grande sui vostri social. Come hai detto tu, non ti aspettavi niente di tutto questo, sei arrivato a scrivere un libro, magari chissà, farai pure un film e noi te lo auguriamo. Lo troviamo in tutti gli store fisici e digitali, I papà sono bugiardi, scritto da 150 pagine da Ilari, le altre due da Stefano Pollari. Io le ho colorate, lei ha fatto scritto, io ho fatto quello con i colori. Allora mandamelo uno che anch'io un po' di tempo da perdere ce l'ho e allora mi ci metto. No, scherzo, me lo leggerò. È già partito. Me l'hai già spedito? È già partito. Sei un amico. Grazie mille, Stefano Pollari e Ilari Pollari su Radio Bruno. Vi abbracciamo e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Grazie ancora. Grazie mille, ragazzi, grazie a voi. Ciao.